Amici di Live GP, buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 373 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento del martedì e in replica la domenica sul mondo delle due ruote. Io sono Alex Di Bisceglie e come trovate bello come il sole, come sempre, Matteo Pittaccio. Ciao Pitti. Ciao Alex, ciao a tutti e un saluto anche a Julian dalla regia che ci assiste come sempre, il nostro angelo custode. Santo Julian, santo subito, grazie Giulio per essere con noi, per supportarci e sopportarci come al solito. Allora ragazzi, entriamo direttamente nel vivo della diretta. Io ovviamente vi ricordo dove potete seguirci: www.livegp.it, il nostro sito madre dove trovate tutti i nostri articoli. Ovviamente li trovate anche sulla pagina di Facebook e sul gruppo Amici di LiveGP, dove potete anche commentarli, una volta insultare alcuni colleghi che adesso non sono più qui con noi, però potete insultare noi ci siamo ancora. Poi canale di YouTube, dove se attivate la campanellina veniamo noi a rompervi le scatole quando andiamo in diretta, senza dover cercarci ogni martedì sera. Ovviamente poi la pagina di Instagram @livegp.it, poi Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast e Twitch. E non dimentichiamo la replica, canale 62 digitale terrestre, campione sport, la domenica sera alle ore 20 ci alterniamo con Circus, quindi una volta sentirete parlare di Formula 1 e di quattro ruote, un'altra volta sentirete parlare di tutto il mondo delle due ruote. Allora, ovviamente se ci scrivete vi risponderemo in diretta, questa è una puntata, Pitti, molto verde. E intanto, guarda, primo, Palmen. Ciao Palmen, benvenuto alla diretta. Allora, ciao Ale. Molto molto verde, nel senso che è un verde Kawasaki, non è un verde molto, è anche un verde green a modo suo, perché c'era il team green all'epoca, però è una puntata verde Kawasaki perché questa sera abbiamo due ospiti che provengono proprio dal mondo di Akashi, e soprattutto uno dei due è un team manager mondiale, l'altro è appena si è appena laureato, e qua volevo un attimo il tuo parere, perché la dicitura giusta è FIM World Cup, quindi è una coppa. In teoria non ti laureeresti campione con una coppa, però quando noi facciamo i mondiali, è una coppa, i mondiali, alla fine si dice campioni del mondo. Quindi cos'è questa idiosincrasia con il motociclismo? Beh, essenzialmente il mondiale è riservato alla classe regina, quindi l'IWC, e per quanto riguarda invece la sottocategoria, che poi a livello di importanza, lo sappiamo tutti, non è sotto, però semplicemente per prestazioni, è un gradino più giù rispetto all'IWC, c'è la Coppa del Mondo Stock, no? È un po' come il discorso, non so se ti ricordi, la MotoE prima di diventare ufficialmente mondiale era Coppa del Mondo. Sì. Anche la Formula E, quando non era un mondiale, era una coppa, era, non era un, effettivamente un mondiale. E stessa cosa Formula 2 e Formula 3, ricordiamolo, sì. Non sono mondiali. C'è da dire che questa probabilmente rimarrà al di sotto del comunque delle WC, sarà una cosa abbastanza standard e difficilmente vedremo cambiamenti, ma ne parliamo dopo con il secondo ospite, perché il primo è già qui con noi e io ho il piacere e l'onore di salutare, che entra con noi, Giulio, vai, inseriscimelo, Manuel Puccetti, eccolo qua. Ciao Manu. Ciao ragazzi, ciao. Come stai? Bene, dai, in partenza per Aragon. E infatti è più o meno il momento giusto, abbiamo beccato nel momento esatto in cui si parte praticamente. Sì, dai, da domani tutta la squadra sarà là, a parte tecnica, l'ospitality già da ieri, da lunedì, a montare tutto, quindi si parte, dai, una doppietta. Aragon è diventato più complicato montare le ospitality che montare il box, cioè io penso che questo sia un pochino anche emblematico di un campionato che va un pochino più verso gli appassionati, no? E gli addetti ai lavori, perché giustamente quello è il punto in cui, se uno vuole un minuto di pace o mangiare una cosa, diciamo che l'ospitality è il punto maggiore. Mi dici una cosa, mi togli una curiosità, sì. Rapporto box ospitality, quanto personale c'è da un lato e quanto dall'altro? Diciamo, noi abbiamo più o meno 7-8 persone ogni pilota nel box, quindi nel box sono circa 13-14 persone per due piloti. In ospitality sono 7-8 persone fisse. Cioè, praticamente un altro... Se facevi la terza moto ti costava di meno, ridendo e scherzando. Sì, questo weekend, tra l'altro, avremo la doppietta, e quindi Aragon Portimao, che per i meccanici poco male, perché domenica notte loro Fonda rientrano a casa in aereo e mercoledì ritorno a Portimao in aereo. Mentre per l'ospitality, che finiranno di smontarla domenica notte Fonda, mi è dovuto prendere i doppi autisti per i due bilici che trasportano tutta la struttura, per dare ossigeno un po' ai ragazzi che guidano, smontano, guidano e rimontano a Portimao, per non morire giovedì in circuito. Diciamo,
hanno preso doppio staff per smontaggio ad Aragon, trasporto a Portimão e rimontaggio martedì, mercoledì e giovedì a Portimão, così almeno hanno un po' di respiro. È impegnativo, però dai, si fa. C'è questo per far capire a tutti gli appassionati, no? Noi siamo stati a round di Imola, a round di Misano, no? Tutti quanti coloro che hanno l'accesso al paddock e vedono tutta la struttura bella, tirata a lucido, montata. Ecco, io c'è gente che si fa un mazzo tanto, ecco, che guida per migliaia e migliaia di chilometri, ma proprio tanti. Peraltro, ecco, Manu, un'altra mia curiosità, no? I bilici che partono, insomma, dall'Italia, dall'Europa, fino a dove arrivano? Nel senso, dov'è che dovete invece spedire le casse via aereo? Fino a dove, qual è il tragitto più lungo che fa il camionista in generale? Le tappe europee sono in passato si è andati anche a Mosca, che è fuori dall'Europa, ma si è fatta con i camion in maniera massacrante, perché alla fine la maggior parte dei camion avevano smontato semiassi piuttosto che pneumatici, eccetera, perché gli ultimi 500-600 chilometri erano di strada ghiaiata per arrivare al circuito, e quindi principalmente in Europa, appunto, si usano sempre le strutture, e vedremo se in un futuro verrà pronto anche il circuito di Tenerife, mi sembra, o Gran Canaria, non ricordo, però c'è un circuito a quelle isole che sta lavorando, magari in quelle tappe lì si valuterà ad andare magari eventualmente con le casse, ecco, via aerea. Però andare via aerea per Adorno ha un costo importante, ecco, perché devono usare un cargo intero per la superbike e hanno un costo di un certo tipo, ecco, sì. Certo, anche perché poi diventa ovviamente il superfluo, non viene portato, quindi là diventa anche più complicato. Palma, il Palmer in Motorrad Sport ci conferma che dovrebbe essere Tenerife, l'isola delle Canarie, che dovrebbe andare ad avere questo famoso circuito. Vediamo, perché insomma avere 5 tappe praticamente in Spagna potrebbe dare un pochino, ecco, forse anche un po' meno volendo, possiamo fare anche un po' meno, però vediamo un secondino. Un'altra cosa, Manu, poi faccio fare la prima domanda a Pitti. C'è stato questo rimescolamento di mercato, il più grande probabilmente dall'era Fogarty, per quanto riguarda il mercato dei campioni del mondo. È cambiato tutto, quindi Toprak ricambia marca. Jonathan cambia marca dopo 6 anni. Come hai visto tu tutto questo rimescolamento pazzesco? E Palmen, Alessandro Palma, ti ringrazio per l'ospitalità a Most. È nata, salute al buon Palma, questa cosa di Topra che è nata, non si era mai detta o scritta, ma mi fa piacere sottolineare che è nata da me, a una chiacchierata a casa di Kenan in Turchia a settembre dell'anno scorso. Chiacchierando sulle opportunità future, si ragionava su possibili scenari di cambiamento, il test MotoGP di Topra, che possibile ingresso così. Allora, tra le varie ragionamenti che si parlava, è venuto fuori anche: ma BMW come la vedi, Kenan? Secondo me sono in crescita e gli manca la punta di diamante a loro come top rider, perché ne hanno alcuni bravi, un paio molto bravi, però gli manca il top rider, ecco. E quindi tra le chiacchiere che si parlava diceva: ma vedremo in un futuro prossimo. E da lì poi abbiamo iniziato a alimentare i ragionamenti e poi quest'anno a maggio-giugno si sono conclusi, ecco. Però questo mi porta, e poi Pitti veramente ti passo la palla, perché questo mi porta un assist pazzesco, perché insomma l'abbandono di Jonathan per quanto riguarda la Kawasaki fa un pochino pensare che Johnny abbia valutato i piani di casa madre, abbia detto vabbè, regà, come si dice a Roma, bella per tutti, nel senso ampio del termine, un vabbè, ho capito, vado in Yamaha, va bene così, confermato, va bene. Questo mi porta a domandare un pochino a te, Manu, perché tu sei una bandiera di Kawasaki, però quasi più grossa di KRT a tratti da tanto tempo che ci stai, però la situazione è abbastanza drammatica. Noi siamo Kawasaki da più tempo di KRT. Fine anni 2000, mi sembra 2006-2007, erano in onda in Mondiale Super Sport con la Scorz, eccetera. Noi eravamo già su Kawasaki. E la situazione è abbastanza drammatica, perché il Supersport
a fatica, ma con Onju in forma, abbiamo dimostrato quest'anno che si possono vincere le gare. E il pacchetto non è il pacchetto da battere, ma con buoni piloti in forma si può ancora dire la propria. Ecco. In Kawasaki Superbike la situazione è molto più difficile, perché l'unico acuto che lo può fare era proprio il buon Jonathan Rea, e ora senza più lui come rappresentante della bandiera appunto di Akashi, diventa molto difficile la situazione, e per i satelliti la situazione è ancora più complicata, perché il Ninja Trophy che c'è tra i team satelliti dal 15, 16, 17 se va bene, a me non sta più bene, e noi siamo sostenuti da un sponsor che la situazione supportano per la passione, per il bene che vogliono a me, per supportare i nostri progetti eccetera, però da in anno 2-3 bisogna portare un po' di risultati. L'hanno censurato, ecco. Ho pensato che fosse stata Kawasaki che aveva dato la mannaia sulla connessione, ma basta, non dire altro. No, una chiamata in ingresso. E in Supersport, diciamo, mi ha sempre detto la nostra, ma in Superbike gli ultimi anni stiamo soffrendo da quando Toprak è andato a Yamaha, noi facciamo fatiche, quindi il pacchetto è rimasto tecnicamente più o meno quello, gli altri sono andati tutti avanti e Kawa fa fatica. Prima Johnny, fino a 2 anni fa, si giocava il mondiale con Toprak, adesso fa fatica a fare terzo, Quindi la situazione è molto, molto drammatica. Il suo cambio di casacca ha stupito tutti, ma non me, perché ho un ottimo rapporto con Johnny e tutti i weekend di gara spesso a cena in ospitali da me, quindi chiacchierandole più di meno ho capito che insomma la situazione non è facile, perché lui si sente ancora vincente, è un campionissimo del nostro campionato, e per me insieme a Toprak e Bautista sono insomma i tre mattatori del campionato, però deve avere anche un mezzo d'altezza per cercare di puntare a vincere. Se Kawasaki non porterà nulla nel prossimo anno o nei prossimi 2 anni, secondo me insomma lui ha detto vabbè, Toprak lascia un posto importante e prova a vedere se la situazione sarà la stessa oppure magari qualcosa di meglio. Non sarà facile, ma sarà bellissimo per tutti i tifosi, tra il cambio di Johnny, la sfida di nuovo di Toprak, l'arrivo di Iannone, che comunque in Italia ha sempre un gran nome, e penso con tutto il mondo delle corse, penso che sarà un bel 2024 sicuramente. E magari un Puccetti con due BMW, io ho questo pensiero, no? Sotto sotto, adesso che ho sentito della chiacchierata, magari BMW, gli M3, ci andate in circuito, vai a sapere, però... Vediamo. Sicuramente non lo so. Stiamo valutando altri due costruttori, ecco, perché il pacchetto nostro non è tanto più competitivo e quindi diciamo, gli sponsor fanno pressioni per valutare alternative, quindi diciamo entro fine settembre avremo l'idea un po' più chiara. Dicene uno dei due? Beh, sono BMW e Ducati, questi sono... Attenzione! Qua! Ragazzi, questa è roba fresca, roba fresca, non l'avete ancora sentita da nessuna parte, la sento io per la prima volta, c'ho i brividi, è una roba pazzesca, mi piace tantissimo. Pitti, dopo questa devi tirar fuori qualche bomba. No, questa sicuramente è una notizia già bella importante. Niente, ciao Manuel, innanzitutto, grazie per essere qui. E ti chiedo, tornando un po' al presente, Kanonju, no? Si è infortunato, ha saltato 5 round, è tornato a Manicure, lui che si è fratturato, si è rotto di tutto praticamente purtroppo ad Assen. Insomma, come sta andando? Come l'hai sentito anche a livello fisico, se si è ripreso al 100%? E poi ti chiedo, il futuro? Cosa intravedi e cosa ci puoi dire sul futuro? Allora, su Gian dovremmo aprire una parete un po' più lunga, però cercando di sintetizzare, lui è il pilota delle mille vite come i gatti, guarda, perché quando vinse la gara al debutto in Moto3 a Valencia, tutti si ricordano, e mondiale Moto3 a 15 anni, 100 giorni, tutti si aspettavano un nuovo Marc Márquez in arrivo. L'anno successivo andò diciamo ad alti e bassi, forse è stata messa anche troppa pressione in generale per l'aspettativa di quel campionato, quindi lui si bruciò, e con Kenan pensiamo che facciamo per recuperare questo, perché ha un gran talento, ma al momento la situazione
bruciata, qui non c'è più spazio, e quindi ci inventammo un junior team per farlo crescere senza pressioni il primo anno, nel 2020, Mondiale Super Sport, 21 lo prendiamo internamente e fece un paio di podi, 22 l'anno scorso fece 9 podi, maturò del tutto e ritornò ad alto livello dopo l'anno di legnata, appunto, il Mondiale Moto3. Quest'anno erano convinti noi di puntare a vincere il campionato del mondo con lui, vinto una gara in Indonesia che gli mancava solo la vittoria, era entusiasta e carico a palla, poi purtroppo ad Assen è successo quella brutta caduta con Montella e il grosso si è lesionato, stirato il nervo del plesso brachiale del braccio sinistro, e quindi 100 giorni di fisioterapia ha fatto tutti i giorni, sui 100 giorni 8 ore al giorno in ospedale a fare fisioterapia. Abbiamo visitato in accordo con la clinica mobile tutti gli specialisti che erano in Turchia, in Italia, del nervo, diciamo dottori guru della parte del braccio, fuori che non avrà permanente, sembra che potrebbe recuperare al 100%, quindi tornare in carreggiata per il 2024, dove potrà per appunto tornare. Lui pure è tornato a correre perché a livello fisico era decente, diciamo, per pensare di tornare a correre, non al 100% sicuramente, ha usato la testa, cosa che è stata, diciamo, veramente abbiamo martellato in tutti i punti, perché non volevamo che facesse casini con altri piloti o altri, visto che in passato è stato spesso anche, diciamo, aggressivo con la guida, così, e quindi non ha fatto particolari danni a manicure, quindi ora lo porteremo avanti. Ha preso anche 2 punti in gara, è stato tutto secondo un buon recupero, ecco. Il braccio era ancora al 50-60%, non è sicuramente a posto, ecco, però per esempio questo movimento lo può fare, questo lo può fare, però così zero proprio. Lui la spalla la mette così, aiutato un po' dall'altro braccio in moto, cioè ancora è lontano dalla forma fisica, però nonostante quello tira un secondo e sette così in qualifica dal primo, dalla pole, con un braccio e mezzo, e quindi qui dovrebbe essere un po' migliorato, però il circuito di Aragon gira che è dato del braccio fisico, quindi sarà per me il corso. E Portimao gira a destra e Gere speriamo che sarà ormai volta la pratica, ecco, però non sarà semplice, ma noi utilizziamo queste 4 round come per la confidenza di Gian e per tornare in forma per la prossima stagione. Siamo tutti ottimisti e fiduciosi. Vengo a lui. Noi abbiamo 5 anni di contratto che scadranno fino al prossimo anno, quindi sicuramente lo annunceremo a breve, ma onoriamo anche il 5° anno di programma con lui, perché era lo stesso programma che facemmo con Toprak, dalla Stock 600, Stock 1000, Superbike, il programma di crescita per lui, e abbiamo deciso con Ken all'inizio di farlo quinquennale. Inizialmente non credeva nella moto della Kawasaki, eccetera, l'anno scorso si è convinto e quest'anno puntava a vincere il mondiale. Con l'infortunio di mezzo mi ha perso un anno in pratica, e quindi cercheremo di portarlo al top per il prossimo anno puntando a vincere il campionato. Questo è un po' l'obiettivo, il programma con lui per la prossima stagione. Poi lui dovrà sicuramente valutare di andare in Superbike. E questo abbiamo meglio di così non poteva andare. Ci hai dato un recap, Manuel, fantastico. Perfetto. Anche sulla situazione contrattuale ti ringraziamo tantissimo. Anche perché poi a questo punto, Mario, effettivamente viene spontaneo anche pensare, no? Che se c'è in pensiero, insomma, di cambiare moto, sappiamo tutti che BMW non ha una Super Sport, a meno che ci siano news che non sappiamo, sarebbe carino se uscisse qualcosina, ma non ne sappiamo ancora niente. Ducati ce l'ha, non va male, quindi c'è anche quello di concetto, nel senso è una di quelle cose che potrebbe essere interessante nel prossimo futuro, no? Il prossimo anno noi continueremo con Honku sicuramente in Kawasaki Super Sport, il prossimo anno. Perché Honku è, da quanto che Kenan lo martellava la morte che deve vincere questo pacchetto, perché si può vincere, i primi anni lui non ci credeva di poter vincere, poi ha capito come si guida la Kawa 600 ed è maturato, e finalmente tra l'anno scorso e inizio di quest'anno era maturo per puntare a far veramente bene. Quindi
convinto di poter vincere con Kavak. Dopo l'infortunio, anche un po' di, diciamo, depressione psicologica si è fatto, perché ne ha sofferto moltissimo. Puoi immaginarti, a 19 anni vinci la gara, sei lì davanti nel mondiale, ti capita e poi rimani bloccato a letto 3 mesi. Dai, raga. È stata difficilissima, però è stato bravo lui a mantenere la linea della, imposta anche dai medici di Dorna, e di seguire la fisioterapia, di fare tanto sacrificio per cercare di tornare al top. E quindi lui dice: voglio riprendere il prossimo anno, dove abbiamo mollato quest'anno, abbiamo un percorso da concludere insieme prima della fine del contratto, puntiamo a vincere il mondiale insieme, e lo faremo con Kawasaki, perché questa è la nostra sfida e la dobbiamo portare a termine. Questo è stato proprio un suo must, nonostante avesse avuto offerte anche da altri costruttori, da Ducati possiamo dirlo, e anche da altri che fanno molto bene in campionato mondiale Supersport. Però lui disse più volte: io voglio stare con Manuel, lo disse a Ken, anche il suo manager, voglio stare con Kawasaki perché abbiamo interrotto qualcosa, dobbiamo portare a termine il nostro obiettivo, e questa è la nostra missione del prossimo anno. Io sto ricevendo una quantità di insider pazzesca, quindi comincio a essere anche quasi senza parole. Intanto voglio salutare Giulietto Carta, Giacomino Harold e Francesco Dato che ci stanno seguendo. Qui allora a questo punto, Manu, rimane un'ultima cosa e poi ti lasciamo andare. C'è da capire un secondo anche con i piloti cosa vogliamo fare l'anno prossimo, perché c'è un sacco di movimento, si sono liberati bei nomi in giro a destra e a sinistra, non proprio pochi. E quindi anche e soprattutto in Superbike, visto che in Supersport rimaniamo con Chan, che comunque è l'uomo di punta senza grandi problemi, cerchiamo di capire un pochino invece la situazione Superbike. Superbike, aiutami tu, che io intanto vorrei capire un po' meglio com'è la situazione, per capire chi si libera da quel campionato. E allora c'è Van der Mark, che probabilmente non si sa se si vuole ritirare, se vuole continuare. Lui si è fatto male più di una volta. Se a un certo punto ti rompi le scatole di essere tirato per terra dalla moto, io posso assolutamente capirlo, nel senso, perché lui comunque si fa male. Scott Redding è dubbiosa come situazione, perché poi è stato preso quinto lì come tester per BMW Superbike, è stato preso comunque c'è Gerloff che è visto bene dai vertici, perché comunque con le BMW non ufficiali si comporta bene, anche se le moto di Bonomo sono più o meno quelle, quindi là c'è ciccia. C'è Axel Bassani che potrebbe avere la malaugurata idea di andarsi a infilare in Kawasaki ufficiale. Ecco, io aspetta, perché c'è evidentemente un'altra chiamata sotto. Sicuramente un'altra chiamata, sì. Assolutamente sì. Rieccolo, ci senti? Quando a volte va via la linea, fa niente. Sì, 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 tranquillo. Dicevo, c'è Axel che probabilmente sta facendo un pensierino di infilarsi al posto di Jonathan, ma io onestamente, se se ne va capito? Però io non... Cioè, dici anche un pochino la tua, io non la vedo, non è il momento giusto, diciamo, non è proprio il team ufficiale in cui infilarsi adesso. Beh, diciamo che lì deve essere un'operazione, penso, a medio termine, non oggi per domani, ecco, non cotta e mangiata, perché la moto al momento, se il regolamento rimane quello da adesso, sicuramente non è la moto da battere, e fa fatica a Johnny, che è un 6 volte campione del mondo, e sicuramente non è un pacchetto semplice attualmente, però con un giovane da crescere di talento come lo è lo stesso Axel, che ricordo abbiamo scoperto noi nel 2015 sul 2016, lo prendemmo dal trofeo Honda a 15 anni, trofeo Honda CBR 600, e lo lanciamo nell'Europeo Supersport con Kawasaki nel 2016, di cui vincemmo appunto l'Europeo Supersport, primo con lui, secondo con Zaccone, facciamo quell'anno, 2016, e primi e terzi nel Mondiale Supersport con Sofoglio e Krumanacker. Però diciamo Axel è un buon pilota, e penso che con Kawasaki, se la prende con calma, considerando di non essere subito vincente, ma magari di fare un percorso di crescita con quella squadra e quella moto, magari entro un paio d'anni potrebbe essere competitivo, ecco, potrebbe. Allora, io te ne dico una. C'è un pilota che si è laureato campione del mondo domenica, dopo aver vinto la 24 ore del Boldor con Kawasaki. Si è fatto pure lui un mazzo così, no? Io adesso non dico niente, però diciamo che è un pochino il traino di un team. E io fossi un team manager, un annetto per vedere la situa, glielo proporrei. Io non ho detto niente. Però io un pensierino ce lo farei, insomma, per dire,
Ma io prima ti ho chiesto, ma dalla MotoGP chi è che si libera quindi? Perché ho letto che Morbidelli quindi è andato da Gresini, quindi al posto di Gianantonio, giusto? No, Morbidelli credo No, è che sia andato al Pramac. posto di... Pramac al posto di Sarko. che Zarco se n'è andato da LCR, quindi se n'è andato da Lucio Cecchinello. Chi si dovrebbe liberare dovrebbe essere comunque di Gianantonio, che non è... diciamo che è stato anche detto che il suo team manager un giro nel paddock della Superbike a vedere se c'era qualche sella libera, se l'è fatto. E... litigando peraltro con il nostro caro amico Mirko Colombi poi in successiva sede per alcune incomprensioni, però ecco, mettiamola così, c'è stato un po' di movimento lì, che scende giù poi dalla MotoGP, allora stanno tutti cercando di infilare Pedro Acosta, quindi se non è quest'anno è il prossimo, o Pol Espargaró, o Augusto Fernandez, oppure Jack Miller, perché Binder ha firmato un contratto che praticamente è compresa la pensione, la contropensione e l'ingaggio dei figli, quindi direi che Binder è un pochino Binder blindato, e però uno dei tre, Ho capito. tu metti i segnati da una parte con l'asterisco, poi vediamo l'anno prossimo che succede, però quella può essere un'idea. E io ti continuo a dire che c'è uno dal Mondiale Endurance che fa pure l'italiano, che secondo me, però Beh, insomma, Gamarino ha già assaggiato il nostro campionato per tanti anni in tutte le categorie, ecco, lo conosce bene. e quindi io l'ho messo là, poi di questa informazione fai ciò che vuoi, non dico altro, non aggiungo altro. Va Dai, ti bene. lasciamo andare, Ma Manu, io grazie penserei per essere anche stato ultimo con noi e nome, buon viaggio. se Ci aggiorniamo posso. ovviamente Ma dopo. aspetta, Aspetta. C'è una lancio, domanda no, speciale. lancio un nome, non so, può essere Vai. anche una mia fantasia da sostenitore, Romano Fenati, che Fenati lo entra con vedrei benissimo sulle Magnani, derivate. che era venuto a trovarci proponendosi appunto nella nostra squadra in Super Sport, però poi appunto trovò l'ultimo un ingaggio, già l'ultimo, successivamente un ingaggio in Moto3 appunto. Però adesso vediamo, noi in Super Sport Kawasaki faremo sicuramente solo un pilota, credo, e in Superbike stiamo valutando appunto varie situazioni, però ci aggiorniamo fine prossima settimana dopo Portimão, così ti Va racconto come è benissimo. andata. Ci mandi un messaggino? Ci scrivi una cosetta? Eh? Vogliamo sapere tutto, eh? Grazie, Manuel. Grazie, Manu, buon Grazie viaggio. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. E io direi, Giulia, palleggio diretto, perché tanto parlavamo di lui, insomma, è pure giusto che a un certo punto il protagonista di cui stavamo parlando, peraltro un campioncino così al mondo, si infili all'interno della chiamata. Quindi non so se mi vuoi inserire il nostro orgoglio nazionale, Cristian Gamarino, guardare quanto è bello! Campione del mondo è quest'uomo! Ciao, Gri, bravo! Ciao Gri, complimenti, Grazie, complimenti. grazie. Senti, Grazie, grazie. puoi non venirci a dire che non ti facciamo pubblicità, perché io, secondo me, ma io dico la sincera verità, però io dico le cose con onestà intellettuale. Se tu riesci a far camminare la Kawasaki nel Mondiale Endurance, puoi far camminare qualsiasi Kawasaki potenzialmente, perché poi Bravo. il senso più o meno è quello, stringendo sui nomi, però l'idea più o meno è quella. Non è stato facile, non è stato facile. Perché non ce ne parli un po' di questa 24 ore? Ma guarda, è stata veramente una roba incredibile. Come tutte le 24 ore, alla fine tu puoi pensare prima della gara a qualsiasi scenario, ma poi la gara va sempre oltre all'immaginazione, cioè capisci? Cioè, succede veramente, c'è cioè, l'impensabile, assurdo, cioè, veramente assurdo. Allora, calcola che io e Matteo stavamo facendo la diretta, l'abbiamo fatta per la prima e per l'ultima ora, come facciamo con tutte le gare del Mondiale Endurance. A parte che abbiamo finito la prima ora senza voce, dicendo vabbè, che succede? 3 minuti chiusa la prima ora, entra la prima safety car. Proprio vabbè, allora dito. È proprio L'ultima quando si ora, box, peraltro. bravo, l'ultima ora abbiamo fatto tutto quell'ambaradam e tutto quanto, e poi arriva 6 ore dopo, rack 41 a casa. Cioè. Ma che ne facciamo fare 24 ore se poi sono tutte Ma gare stesse? guarda, Diciamo che era io sprint. credo che a Cri non sia dispiaciuta quella Beh, notizia. Credo beh. proprio è stato un regalo di Natale in netto anticipo. Allora, lo diciamo per completezza di informazione per coloro che ci ascoltano, Sì. Cristian ha chiaramente vinto il Bold d'Or. Per punteggio non sarebbero riusciti ad arrivare i primi perché la
terza posizione di Iraq 41, no, la seconda posizione di Iraq 41, Honda con Barner, sarebbe stata sufficiente per fargli vincere il titolo di 5 punti. Alle verifiche tecniche è stato provato il serbatoio di Honda, che è risultato non ottemperante al regolamento, quindi troppo capiente in questo frangente. Lo stesso team non ha esposto ricorso nei confronti di questa decisione, consapevole, non consapevole, noi non lo sappiamo, però evidentemente si sono resi conto che pure se era un errore, si sono resi conto chiaramente dell'errore, e quindi in definitiva sono stati squalificati. E da un lato ci dispiace per i ragazzi del No Limits e per Gabellini, perché anche loro avevano una chance e sarebbe stata una splendida lotta, praticamente tutta tricolore, una roba che i francesi li avremmo lasciati così e sarebbe stato bellissimo, devo essere sincero. Però alla fine è andata bene uguale, perché il qui presente Christian, Simone Saltarelli e Kevin Calia si sono portati a casa la Coppa del Mondo, peraltro più meritata della storia, perché sono loro contro gli avversari e un pochino anche contro la Kawasaki spesso e volentieri. Però hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno vinto la 24 ore del Boldor, che pure quella non è una roba proprio che si fa tutti i giorni tranquillamente, e sono andati addio. Quindi no, Cri, dai, raccontaci un po' di più. Ma guarda, come ti ho detto, è stata una gara davvero super particolare. Già prima della partenza, perché tipo un'ora e mezza prima della partenza è iniziato a diluviare fortissimo, e quindi eravamo subito dopo il briefing, io saltare le calie in hospitality presi malissimo, perché vabbè, loro non volevano partire, quindi cioè, sapevamo già che credo io che quello sacrificato per la partenza, diciamo così. E però sapevamo anche dalle previsioni che comunque, cioè, era prevista pioggia al massimo per la prima ora di gara, poi sarebbe stato tutto sereno, no? Io poi sono entrato in griglia, sai che la griglia dura un sacco nel mondiale endurance, dura tipo 45 minuti. Sono entrato con le rain, con la mantellina, cioè la pista era, cioè, c'era un sacco di acqua per terra. Bagnata, sì, sì. E poi in griglia di partenza invece è uscito il sole, c'era un bel venticello, e abbiamo fatto la scelta un po' pazza, perché comunque in griglia era veramente tutto bagnato, di partire con le slick, perché comunque ho pensato che 50 moto in pista, il venticello, il sole caldo, 10 giri si asciuga, il sole caldo, la pista era già 30 gradi comunque, e quindi ho pensato di fare così. Sono andati poi Calia e Saltarelli in scooter a vedere in giro per la pista, che, cioè, ci è andata una grande mano, perché comunque mi hanno chiamato in griglia e mi hanno dato la conferma che secondo loro anche è la scelta giusta, così sono partito un po' più tranquillo, e è stata la scelta giusta, cioè ho sofferto 5-6 giri, che peraltro non andavo neanche piano con le slick sul bagnato. No, ma il problema era pure sul Mistrale, poi... che c'erano tutti quei rigoletti d'acqua orizzontali, io vedevo delle moto che in pieno a 320 e poi dietro ti partiva, che se rimani dritto potenzialmente non succede niente, comunque non deve essere proprio l'esperienza più bella di fare una domenica pomeriggio, non è che tu vuoi, vabbè io adesso vado a girare così. No, ma il retrolinio non c'è ancora, perché comunque il retrolinio è tanto dritto, quindi anche se c'è poco grip... Oh, ho capito, ma stai a 330, oh, ma scusa, Però il curvone in fondo al Mistral, che sai, da 200 passi all'ora con le slick sul bagnato, non era proprio il massimo. E quindi comunque sia, ho finito la prima ora tipo con un minuto e mezzo di vantaggio sul secondo, cioè ha fatto una differenza abissale. Peraltro io e Canepa siamo stati forse uno degli unici a partire con le slick. Con le slick, sì, la maggior parte erano... È rischioso, perché comunque se tu pensi a una 24 ore, alla fine cerchi di essere un po' più conservativo possibile. Perché alla fine fai un errore alla prima ora, rischi di buttare via tutto, no? Quindi, cioè, era un po' da folli in realtà. Però è servito tanto. Poi alla fine della prima ora, cioè dello primo stint, è proprio caduto Forest quando io ero in pit stop. E quindi, cazzo, Saltarelli quando è uscito ha preso il semaforo rosso. È vero, l'avevo vista quella cosa, perché c'era la moto ferma, entra la safety car, pure Yart era così. E quindi abbiamo perso tantissimo vantaggio. E poi vabbè, la gara comunque, a parte qualche problemino del tipo che abbiamo perso due volte la sella, roba vero, così. Si sono viste anche quelle inquadrature, tutti pensavano fosse una qualche ala di qualche BMW o Ducati, alla fine si vede la sella vostra che vola via, ma perché? Si sono rotte tutte le quattro le viti due volte, non so come mai, cioè è incredibile. Mai sei ingrassato? Successo, 4 anni. Eh? Sei ingrassato? Che è successo? Non lo so, no, una volta l'ho persa io, una volta l'ho persa Kevin. No, e Kevin poi veramente peserà 50 kg con tutta la tuta, quindi... Il problema è che quando perdi la sella poi rimani seduto sulla plastica.
quindi con la vibrazione così ti fa manco male il culo, cioè roba. Male. Stai calcolando che non è una gara da 10 giri, ma cioè ci devi stare un po' seduto, comunque cioè, non è senti, sto, io ho un 999 che l'imbottitura non ce l'ha più da 6 anni, quindi io sono seduto su un pezzo di ferro collegato direttamente sull'ammortizzatore, senti tutto, sai contare i sassolini per terra proprio, guarda. Non me ne parlare. E comunque la gara è stata abbastanza tranquilla, a parte che appunto la 44 nelle prime ore è andata fuori, e anche la 9, che era comunque anche lei molto favorita, ha spaccato subito come è successo a Spa. E siamo rimasti noi la 55 e la 41 in lotta, fino a che a 4 ore dalla fine circa io ho fatto uno stint, poi sarebbe toccato a Saltarelli, Calia e io a finirla. Invece appena sono sceso è entrato Saltarelli, io stavo mangiando tipo sul camper tranquillo, perché ho detto vabbè il secondo posto secondo me riusciamo a tenerlo perché avevamo un po' di vantaggio. I primi, ho detto mica la 55 va troppo forte, anche Calia diceva no dai, cioè rimaniamo secondi, gestiamo la situa, anche perché non la lasciamo, dai. Dopo 22 ore. Cioè. A un certo punto mentre stavo mangiando le mie gallette di riso con la Nutella, dopo aver fatto la doccia, mi chiama il team manager e mi dice, oh guarda, vogliamo provare a vincerla. Io, sbiancato. Però mi ha detto Kevin che non riesce a fare magari tutto lo stint in 57-58 perché è un po' stanco. Vuoi salire tu? Perché io non ho corso. Perché io che ho fatto? Dormivo. Io sono sceso, venì. E subito gli ho detto, no, cazzo, cioè, sono stanco, sto mangiando, non c'è neanche il tempo di venire lì a vestirmi, cioè, sei provato a buttare giù qualche scusa così. E poi ho detto, vabbè, vengo lì al box e vediamo. Abbiamo fatto il briefing io, il team manager e Kevin, e perché cioè la proposta non era fare uno stint, era farle tutte e due. Cioè, ne mancavano due, cioè io ho fatto uno stint, in pratica degli ultimi 4 stint dovevo farne 3. L'hai fatti te. E quindi poi però vedevo che c'è un bel rapporto comunque tra il team e, cioè tra il team manager che è Benoit e quindi cioè vedevo che ci teneva, no? E quindi non me la sono sentita di dire di no. E quindi dai, mi sono messo la tuta al volo, mi si è fermato Saltarelli, sono salito io, ho iniziato a spingere come un pazzo. Peraltro mi ha detto ti mettiamo le gomme nuove, e gli ho detto no, lasciamele usate, tanto la Kawasaki cioè con le nuove non girava lo stesso, e quindi anzi funzionava meglio con le gomme usate. Questi 400 euro dai, non serve, lascia stare, dammi quelle vecchie. Dopo un genovese, le gomme di Spa. Dopo un genovese ho detto dai che risparmiamo anche 30 secondi e 400 euro. Tanto non funziona lo stesso la moto. Anzi, in realtà funzionava meglio con le gomme usate perché non avendo grip riuscivo a farla girare un po' col gas, no? E invece con la gomma nuova spingeva e cioè puntava il gas e tirava dritto. Le gomme, quante gomme avete utilizzato durante la gara? Ma volevamo montare la seconda davanti, ma poi abbiamo lasciato perdere. tutto con la stessa. No, fatto sta che quindi sono uscito con le stesse gomme e praticamente avevo 50 secondi di svantaggio. E in uno stint sono rientrato al box che avevo 6 secondi, cioè sono andato a prenderli, l'ho preso quasi un minuto in uno stint. Poi mi sono fermato, non volevo che mi cambiassero la gomma, volevo ripartire io, solo che poi, vabbè, dopo la gara me l'ha detto che era pericoloso perché cioè, era già, la gomma era finita. E quindi mi hanno cambiato solo posteriore, in realtà poi si sono anche impappinati a cambiare la gomma, quindi siamo ripartiti. Abbiamo visto. Io ero a 28 secondi, cioè dopo avermi fatto il culo, dopo 23 ore... andarlo a prendere, e mica di nuovo il gap. No, dai, ricominciamo dal gap, dai, basta. Possiamo vederla qua, questa. No, poi ho detonato, cioè, una fatica, cioè, mi bruciavano i piedi, cioè, mi faceva male il culo, cioè, la schiena spaccata, cioè, così. E quindi, vabbè, ho detto, cazzo, continuo a spingere, ho spinto altri 4-5 giri, gli ho recuperato altri 5-6 secondi, però vedevo che quella volta lì non riuscivo, anche perché con la gomma nuova la moto non girava, spingeva l'ora che l'ho usato, e quindi cazzo sottosterzava anche di più, peraltro le temperature si erano alzate un pochino, e quindi ho detto mica adesso lo butto per terra, no? Che, cioè non era il top. Fatto sta che tipo dopo 5-6 giri di stint, 6, mica vedo più uno in tabella, non capisco subito, dico è impossibile, cazzo dicono? Cioè perché loro mi davano praticamente... P2, poi mi davano il gap da quello davanti e da quello dietro, no? Quello davanti diminuiva sempre, quello dietro lo aumentava perché lasciavo indietro. Ho fatto qualche giro non capendo, cioè non ci volevo credere, tipo, cioè, non riuscivo a realizzare.
E poi staccando la curva 1, visto la 55 che usciva dalla pit lane. Mica allora gli ho detto, cazzo. È fatta. Però là devi stare zitto, perché poi là, per pura legge di Murphy, tu là non devi dire, tu devi far finta di non aver visto niente. Perché no, se no... Ma infatti, non ci credevo, ma infatti se guardi anche tipo l'arrivo, il giro finale, cioè non è che esulto, perché non è che ci credevo, cioè capito? Cioè succede qualcosa di strano. Dai, non è vero, dai, non è vero. Dai, rimettetela in pista, dai, che lo so che mi state prendendo per il culo, dai. Alla fine è uno scherzo, cioè magari risulto come un cretino, poi arrivo lì un secondo. E vengo pure perculato dal boss, no, dai, non si fa. Esatto. E quindi, niente, poi quando invece sono arrivato, non so se hai visto il video, quando sono arrivato ai box, allora lì poi ho capito, cioè, devastante, cioè bellissimo, un'emozione pazzesca, però stanco, cioè... non ce la facevo veramente più. Poi, oltre alla stanchezza, abbiamo bevuto un po' di champagne, quindi c'è cioè, KO diretto, cioè... collassato proprio. Da una bollicina proprio. No, proprio niente, cioè proprio, cioè... niente. E niente, poi la sera, in realtà, io ho già avuto la news, cioè, non ufficiale, che forse la 41 aveva avuto dei problemi in verifica. E poi al mattino mi sono svegliato e è uscita la news. Però devo dire che il Mondiale Endurance comunque è uno degli unici campionati, mi sa, dove controllano veramente un sacco. Cioè, noi la moto l'hanno demolita. Cioè, il motore era aperto, ci hanno controllato tutte le viti, cioè qualsiasi cosa. Dove invece negli altri campionati, alla fine, se c'è un ricorso, smontano. Se no anche Superbike, Supersport non smontano mai niente, capito? Invece lì... ma infatti Suzuka lo scorso anno, di Suzuka, 2 settimane di verifiche tecniche... Vai. Che dici? Sembra un po' una cazzata, però in realtà controllano. Cioè, li controllano. C'è da dire che, insomma, voi lo devono fare tipo 4 volte in un anno, non è che devono farlo tanto spesso, quindi quelle 4 volte lo fanno, come si deve, anche perché tanti pezzi sono particolari, comincia a contare di più cose tipo, ecco, la capienza del serbatoio, determinate componentistiche, fare attenzione alla differenza nei due regolamenti. Ricordiamo sempre, per gli appassionati, che il regolamento stock e il regolamento EVC cambia in tante parti, non tanto sui serbatoi che sono della stessa dimensione, che se non mi ricordo male sono 24 litri, se non sbaglio, ma per dire, le superstock non hanno sganci rapidi, non hanno forcelloni fatti a mano, quindi non hanno sistemi di sgancio rapido anche dalla ruota posteriore, non hanno i sganci rapidi sulle pinze, quindi ogni 12 ore circa che si fanno le pasticche freno davanti, quelle dietro, insomma, voglio dire, ci stanno ma non le usa quasi nessuno, e ogni volta che si fanno le pinze davanti bisogna smontare, tirare via la ruota, cambiare le pinze. Tanti nel mondiale, nelle VC, nella top class, hanno gli sganci rapidi, quindi smontano le pinze e rimontano le pinze con le pasticche nuove per fare prima. Voi no, quindi è una roba di è bellino. No, ma io so, io ora lo spieghi, però ora spieghi perché no, allora perché poi vengo chiappettato, scusate sempre il francesismo, però c'è boss che si racconta, dice, ragazzi, andiamo in diretta televisiva, non esagerate con le parolacce. Questa puntata non andrà in diretta. E siamo... e con mano e tutti precisi, giacca e cravatta, tranquilli e tutto quanto, ma proprio vabbè, con Chris, vai, vabbè, dai, va bene, guarda, così. Va bene così. Basticate, va bene, è perfetto. A 24 ore non si può raccontare, altrimenti, cioè, non rende l'idea, capito? Anzi, ci vorrebbe una birra di fianco, Non solo, ragazzi, ricordatevi, il nostro Christian c'ha un bellissimo canale YouTube dove invece vi fa vedere tutta sta roba. E quindi andateci, perché è una roba veramente bella da vedere. È proprio come vivere comunque il Mondiale Endurance, che secondo me è una fra le cose più belle. Io ricordo ancora, per dire, che era chi era che era rimasto senza benzina, mi sa proprio del bianco, e c'erano tutti gli applausi di tutti i box, tutti, sì, gli avversari, comunque sanno che ti fai culo, sì, così per riportare la box, c'è una solidarietà tremenda, Passione, emozione, cioè incredibile. Mi dispiace che in Italia, vabbè, sta prendendo comunque, cioè, sempre più conosciuto, però non tanto come in Francia, dove in realtà invece è super famoso, perché comunque cioè, veramente regala un sacco di emozioni. Cioè, se tu guardi tutti i box a fine gara, cioè, sono tutti in lacrime, cioè, roba così non è che le vedi in... C'era, no, guarda, mi è rimasto... L'avevi sporadicamente, basterebbe veramente un round in Italia, per... Brava, una 8 ore di Misano, di Valentina ha risolto il problema. Basterebbe pochissimo e avresti... A parte un sacco di gente, perché immagino che poi il paddock sia super aperto, coinvolgente. Aspetta, però ma poi come potenza di fuoco a livello mediatico...
queste cose diciamole sottovoce, Pitti, perché se poi a un certo punto fanno la quarta 24 ore al Mugello, poi dopo se la vengono a prendere con te, perché se gli fanno 4 24 ore in un anno, poi la gente viene a cercare sotto casa di Cristo. No. Io credo che il Mugello non sia pronto per una 24 ore, non lo sarà mai. Una 6 ore probabilmente. Forse il Mugello di tutti quanti, Cri, è quello forse un pochino più... Non lo so, perché guarda che Misano... Non so quanto sia meglio del Mugello. Illuminata. Il Mugello mi sembra un'illuminazione proprio 0-0-0. Zero, sì, no, ma non è niente. Quello. Però tolto quello, che come fanno a Los Angeles, o come hanno, cioè non c'era neanche Spa-Francorchamps, non è che abbia mai fermato la 24 ore, quindi a tutti gli effetti è quello. Però il Mugello mi sembra una di quelle piste un pochino meno impegnative a livello fisico rispetto, sì, sì. Cioè assomiglia più a un Porigard o a uno Spa. La fatica fisica non preoccupa tanto gli organizzatori. No, non gliene è mai fregato granché, effettivamente. Adesso ci ripeto. Allora, facciamola a Pergusa. Se gliene frega che siete affaticati, dai. Che... Esatto. Ale, la facciamo a Pergusa a sto punto. Infatti, tipo, quest'anno hanno avuto l'idea... Una 48 ore facciamo a Pergusa. Le moto le devi tuonare ogni 6 minuti. Come quest'anno che ho avuto l'idea brillantissima di fare il weekend di gara su 3 giorni a Spa. E che quindi il venerdì avevamo 2 ore di prove libere, 2 turni di qualifiche e prove in notturna, cioè sono stati tutto il giorno in moto e il giorno dopo partiva la 24 ore. Però vanno levato il warm up il sabato mattina. Beh, grazie. Oh, dormi un'ora di più, ma buttala via, scusa, Cioè, devi fare 24 ore un'ora di gara, su 70... un'ora su 72, però vabbè. Regà, per me io 3 minuti di sonno li adoro come adoro 10 ore di sonno, quindi io guadagno tutto sul sonno quando posso, dormo io proprio, fisso. Se posso, no, Cri. Dimmi. Domanda appunto sul fisico: è stata la 24 ore più difficile fisicamente? O se non è stata questa, qual è stata? Ma allora, in realtà no, cioè io stavo benissimo fino a che non mi hanno spremuto, non mi hanno fatto la 3 turni, se no ero veramente super tranquillo. Invece gli ultimi 2 turni li ho accusati un sacco, poi vabbè, dipende anche, cioè comunque eravamo in lotta per la vittoria, quindi la fatica la senti meno. Quello che è arrivato 20esimo sicuramente sentiva di più la fatica rispetto a noi. Come mi è successo a me, quando magari hai problemi tecnici, eccetera, che ti ritrovi 8º, 9º, e la devi finire lo stesso. Vai avanti per inerzia. È molto più pesante. No, perché pure l'inerzia è finita. Esatto. Vai avanti per madonne, probabilmente. Esatto. E quindi così. Poi in realtà il Paul Ricard e Spa sono un po' meno stressanti fisicamente, Le Mans è un po' più faticoso, anche se comunque sono ancora danneggiato, mamma mia. Tatuaggio. Sì, sono spaccato. Sì, i segni di una 24 ore. Senti, Cri, sai cosa? Stavo sentendo, se ne parlava durante le dirette, di alcune modifiche che vorrebbero fare al regolamento per l'anno prossimo, fra cui probabilmente sulle 24 ore il quarto pilota effettivo, quindi non come riserva ma proprio equipaggi da 4 piloti, e non si è ancora parlato di calendario. Calendario io so che in teoria dovrebbe esserci un'altra gara, forse cioè, niente di ufficiale ovviamente, però quello che Radio Paddock dice che forse Spa sarà più corta, non sarà 24. E ci sarà un'altra 8-12 ore fuori Europa. Fuori Europa? Una roba costosa però. Cioè, io questa, vedi, è una cosa, adesso qua voglio sentire... No, anche però come è andata, ad esempio, quando siamo andati in Malesia... È che se la paga l'organizzatore, sì, assolutamente, figuriamo. No, è così, per forza. Infatti si parla di Qatar, si parla di Indonesia, dove c'è magari... Ma magari faranno qualcosa insieme a qualche campionato sempre seguito da Discovery, da Eurosport, il GTVC no, non credo, però Eurosport ha come promozione, non so, se Sepang era in concomitanza tra il turismo e le moto, esattamente, il WTCR e le moto, quindi magari faranno una cosa del genere. Sì, può essere. Sì, qua la chat ovviamente si è scatenata con varie supposizioni, fra cui una 12 ore di Vallelunga che io adorerei perché io vengo proprio... Ma subito! Parcheggio il camper nel paddock. C'è anche un fattore importante da considerare, che sono i box. Cioè, calcola che noi eravamo in 47 squadre, 48 squadre, e tutte nell'endurance devono avere il box, per i pit stop, eccetera.
Quindi vabbè, c'erano 48 box in pit lane al Paul Ricard, perché io a un certo punto ho cercato più o meno di contare, alcuni sono divisi a metà. Esatto. Sì, 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 sì. Ma calcola che sono box molto grossi, cioè sono box da Formula 1, quindi sono... Cioè, no, sono gli stessi che usa anche le macchine, quando c'è la 1000 km, Alex, sì. Si dividono il box e quindi c'entrano due macchine praticamente. Sì, sono enormi, quindi sì, alcuni sono doppi e comunque sì, devono starci per forza tutti. Beh, scusa, e quando avete fatto Estoril c'erano... Ah beh, però l'avano fatto correre in 36, mi sa? Eravamo meno. Sì, però ci sono, devono esserci per forza i box, capito? Sì, no, certo, come fai a fare, non è che poi fai pit stop all'americana in mezzo al... No, ma tra l'altro ho visto... Il paddock esci, giri a sinistra, fai 300 metri, passi il bar a destra. Sì, ma io devo correre la gara, non posso fare 8 minuti di pit. E scontate alla fine della gara, che fai? Mi sta fuori dal circuito. Una delle cose più curiose, e lo raccontiamo magari per chi non ha seguito la gara, è che a un certo punto la benzina finisce, no? Anche per rifornire. Quindi bisogna andare dal distributore, Cree, per prendere la benzina direttamente lì. Giusto, lo raccontava anche Piana in telecronaca al commento, cioè proprio la direzione gara che a un certo punto, tipo la 16ª ora, ha detto ok, da quel momento in poi potete rifornirvi lì, tipo la 24 hour series delle auto, una roba... Non so minimamente come abbiano fatto, no? Non mi sono assolutamente... Perché le riserve magari finiscono a un certo punto e... Sì, boh, non so, perché... Tipo a Le Mans usavamo il distributore, cioè il distributore dell'interno del box direttamente. Esatto, il distributore della pista, esatto. Pure a Spa c'è quello sotto fatto tipo cottage, c'è sì. Quello accettato che sembra una parte del centro medico che è un cottage praticamente. Però in realtà non mi sono mai informato, cioè non so perché voleva prendere. Ma... Beh, non lo so, vuoi fare pure quello. Cioè... Sono le statistiche fantastiche di Alessio che ovviamente... Alessio sicuramente... Alessio sa più roba normalmente dei team manager, dei piloti, probabilmente sì. Sommati. No, se avesse anche portare la moto, probabilmente potrebbe fare un one team show da solo. Sì, sì, guida, sì. A proposito di carburante, vai. E poi ti lascio fare a te, Alex, ti sto rubando tempo, lo no, so. Ma che e fatto, ho vai. Visto, guardando un po' i passi gara, guardando un po' gli stint cream, rispetto alla 55, ho visto che, e anche alle altre moto... Riuscivate a fare due giri in più ogni stint, perché loro ne facevano 25, io vedevo invece voi sui 26-27, però no, mi sembra solo nella parte finale della gara. No, 25 anche noi. Anche però voi, noi ok. Abbiamo fatto un bello step. Allora, la Honda consuma meno di noi. Infatti, okay. Soprattutto a Spa, hanno fatto due pit stop in più. Noi, in realtà... Okay. A Paul Ricard ci siamo presentati un po' più in forma, perché il mio team ha scoperto come consumare meno. Eravamo magri, probabilmente. Allora, se mettiamo le gomme a 4 bar e 2, non consumiamo più. La moto non gira uguale, ma tanto hai detto che non girava, però consumiamo di meno. Infatti. No, la moto era probabilmente molto magra. Cioè... Ok. E fatto sta che facevamo gli stessi giri di Honda, praticamente, adesso. O forse uno in meno di qualcuno. E quindi non facevamo meno giri, non facevamo più giri, ma li facevamo uguali. A differenza di Spa, che invece però ne facevamo noi di meno. Sì, sì. Ok. Quindi no, sì. Perché ho visto l'ultimo stint, però magari l'ultimo stint si corre con più, una volta che hai visto che si era ritirata la 55 con più tranquillità, stavo facendo i calcoli, ti ricordi, Alex? Sì. E Cree dovrà fermarsi oppure tirerà in fondo e era rimasto sorpreso. Era una roba improponibile, perché ovviamente erano tutti falsati i numeri dei pit stop dal primo pit stop, esatto. Che hanno fatto quasi tutti per cambiare dalle rain, esatto, alle intermedie che le aveva le slick, non si vedeva più un cazzo, o posso dire pure ormai ecco. No, il fatto è che io quando sono rientrato all'ultimo pit stop mancavano tipo 40 minuti alla fine dello stint, sì. Quindi anzi, secondo me non mi hanno fatto neanche il pieno. Ok. No, vabbè, quindi ma tanto non aveva... Quanto mancava, perché potete immaginare perché. Sì. No, ancora 40 minuti? No, raga, dai. Non vuoi andare tu, dai, vai. Che già pensavo, quando mi hanno cercato di convincere per fare il doppio stint, mi avevano detto che sarebbero stati 35 giri totali, invece alla fine sono stati tipo 45, cioè, quindi già... Vabbè, tu va, sono una trentina. Una trentina, più o meno. Invece... Allora,
Ovviamente ricordiamo sempre per gli ascoltatori, per chi non avesse seguito il Boldor può andare a ripescare sulla nostra pagina di Facebook le nostre dirette di questo weekend. Ovviamente c'è il finale dove la numero 55, e là dobbiamo essere sinceri, siamo stati tutti un po' tristi, ma io immagino che nessuno in realtà abbia gioito più di tanto, tolto l'ovvio insomma del problema. Però la 55 che a 23 ore e 40 minuti di gara ha rotto il motore. C'era, da un lato abbiamo avuto, peraltro, poi ti voglio fare giusto. È anche vero che cioè, sì, sono stati sì, sfortunati. Loro non avevano mai rotto, Sono stati sfortunati, ok. Però, cioè, si sono stesi due volte in una gara. L'ha fatto pure la Serta, ha vinto uguale. neanche una pedana ha rotto. Cioè. Noi siamo venuti due volte nella stagione, la moto da buttare via. Cioè. Sì, è vero. È una ruota. Si è annodata. È la ruota che gira. Rack 41 è caduta sull'Eau Rouge. Ho sempre pensato, minchia, se cadi sull'Eau Rouge, cioè, non torni a casa. Esplode. Non la trovi nemmeno la moto. Dove vai a trovare? Niente. Cioè, nemmeno le carene. Cioè, non so come sia possibile. Cioè. Tutti cadevano, allora, sono caduti tutti. Cioè, la 41 è caduta anche alle mani, sull'olio. Cioè, tutti... Cioè, in amianto proprio per evitare... Poi è moto divisa in due. Cioè. Allora, c'è stata, per dirne un'altra, sempre durante la gara... La Sert che è scivolata, Greg Black la prima volta entra al turno di notte, prende scivola tipo al secondo giro, come Fredde si rialza, ci sono le inquadrature di Solnier che è il team manager della Suzuki. Mi piace come Greg Black entrare e sdraiarsi subito, un po' come Suzuki. Dai, non gli capita mai, proprio un paio di volte giusto così. Entra, la sdraia, riparte, il giro dopo girava un secondo di distacco, fanno l'inquadratura di Solnier che guarda le camere e fa vabbè, cioè okay. I meccanici fuori ad aspettare, Greg Black ha continuato un secondo di distacco, vabbè, oh. Non lo sapeva neanche lui esattamente come era andata questa cosa qua, e poi è riscivolata successivamente quando ha rotto qualcuno che non si è ancora capito bene chi. Ma chi è che ha rotto? Non l'ho capito neanche io. Perché la metista ha rotto dopo il traguardo. È caduta la 11, è caduta la 12, è caduta la 55 lì, cioè è caduta allora. Tutti quelli più avanti sono caduti, erano tutti là, il gruppo di testa delle varie categorie, era tutto là, è stata una cosa incredibile. È andata bene, è andata molto bene. Peraltro, ritornando poi sull'emotività, mi è capitato di vedere, che è una cosa che io giuro non avevo mai visto, il team manager della DFCC TSR Honda quando è entrata la moto rotta che piangeva. Io non ho mai visto un giapponese dimostrare emozioni davanti a una telecamera. Lui è scoppiato a piangere che se l'avessero presa a testate sul setto nasale probabilmente non avrebbe fatto una piega. Ma quello gli ha spezzato il cuore e di conseguenza ha spezzato a me che vedevo sta cosa, perché è una di quelle cose che io ogni volta per me è una fitta, è come essere lì a tratti. Cri, poi dobbiamo chiudere che ci sono rimasti 2 minuti, quindi mi è rimasta la domanda importante da farti. Vabbè, il titolo l'abbiamo vinto in stock. Ma l'anno prossimo che famo? Guarda, Giulietto me l'ha mandato, non l'avevo letto Giulietto, di giro non l'avevo letto, l'abbiamo fatta insieme, mille sciro, siamo mille sciro del commento, vai. No, in realtà l'obiettivo è passare nei VC. Non so se sai che... Sì, forse lo sai, che ho provato la 11 martedì. No, non sa nessuno che l'ha provata la 11. No, tranquillo. Oh, non si è parlato d'altro, un altro po' si parlava della gara. Non lo sa nessuno, vai. Però non lo so, cioè l'obiettivo mio è andare lì, anche perché ho sempre detto che mi piacerebbe vincere il mondiale prima di andare nei VC. Fatto. L'ho fatto, cioè incredibile. E quindi, cioè il prossimo anno se rimango in stock posso solo fare peggio. Adesso sono in forma, ho fatto bene, sto andando fortissimo, non sono mai stato così in forma. Ho provato la 11, sono andato forte, spero che mi diano la possibilità. Però ancora non so nulla, ce lo spero tanto. Però veramente vorrei saperlo già, ma ancora non lo so. E, cioè in paddock sembrano tutti abbastanza ottimisti, ma io finché non vedo non credo. Finché non ho firmato niente. Com'è andato il test con la 11, poi andiamo in chiusura? Bene, bene. No, sono andato subito molto forte e molto forte. Allora perché quella moto non riesce ad arrivare a podio? Allora, soffre un pochino di motore. Quello sì. Però comunque calcola che io sono salito, ho fatto 18 giri, ma già dopo 5 giravo in 54. Quindi sono andato molto forte. Infatti mi hanno fatto gli applausi, cioè erano tutti contentissimi all'interno del team. Poi sono salito sulla mia, mi sono steso subito. Non sono mai caduto in 2 anni, cioè avevo i riferimenti un po'... Mi sono abituato troppo bene.
Scusate, posso avere l'11 qua sopra per favore, che il 33 non è, cioè, è un 600, è un 600, non è un 1000. Non... Dopo sono salito di là, mica mi sono lanciato subito. E infatti immagino il team manager, guarda, questo non era mai cascato. Gli è venuto, è francese, ma gli è uscito in romanaccia la cosa proprio. È stato lui, non era mai cascato, non era mai adesso. Va bene, ragazzi, andiamo in chiusura. Io voglio salutare intanto Christian Cree, grazie per essere stato con noi. Ancora bravo, bravo, bravo. Complimenti, Cree. Ancora bravo, perché sei stato veramente tanta, tanta roba. E non è un segreto che, insomma, sia merito tuo principalmente e di Kevin e di Simone questo titolo. Ripeto, io sono abbastanza convinto che senza quella Kawasaki, ma con, non dico niente, ma una Suzuki qualsiasi, probabilmente avreste già vinto almeno un altro titolo, però vabbè, lo mettiamo là. Ti ringraziamo per essere stato con noi, ti salutiamo tanto e magari ci aggiorniamo appena hai qualche news per l'anno prossimo, ci fai sapere, va bene? Ok, grazie ragazzi. Dai, un abbraccio. Ciao Cree. Ciao. E ragazzi, saluto anche tutti quanti coloro che ci hanno seguito. Pitti, c'è stato Giulietto, Alessandro Pozzi che è entrato in ritardo, Ale, no, non l'abbiamo visto, le Blanc, non più di tanto in realtà, però vabbè, Gregory, Gianluca Giacchè che diceva quella della benzina insufficiente a classe stock è una vergogna. Ma allora non l'ho sentita solo io, No, però sì, ci sono state... Vabbè, diciamo che l'organizzazione ogni tanto è bello perché è un po'... anni 80, no, Pitti? È brutto perché è un po' anni 80, Se tu parli di mondiale magari ti aspetti un'organizzazione un pochino più avanzata, però è anche vero che tutti noi amiamo l'anima pura, no? Quello che dici tu, l'anima anni 80, tutto questo fa la differenza. Intanto c'è Ale che ci chiede se siamo in India e guarda, riescono ad andare purtroppo... i piloti, Ale, no, ci no, sono no, le notizie, ragazzi, ovviamente mi hanno rifiutato il Mi hanno rifiutato il passaporto, il visto stamattina. Ma l'hanno rifiutato, insomma, Alessio Spargarò a Mark Marquez. Voglio dire, no. Però dopo vado dall'indiano, tra poco esco e vado dall'indiano. Bravo, non so se è la stessa cosa. Cioè, mettete un po' di curcuma in giro, avete risolto il problema. Ovviamente Ale giustamente tira fuori un problema che non possiamo affrontare in profondità, ma che in realtà c'è un problema con i visti dei piloti e quindi c'è mezza MotoGP che sta ancora cercando di capire se riuscirà mai a appoggiare anche soltanto una scarpa a terra in India, figuriamoci se riuscirà a mettere una ruota su un circuito che peraltro non ha ancora l'ufficialità dell'omologazione della FIM, ma soltanto delle voci ufficiale FIM. Sì, da quello che so oggi hanno completato l'omologazione, da quello che non ho letto. Visto, non mi sono arrivate ancora documentazioni, potrebbe essere, mi fido di Pitti su queste cose, cioè, giustamente dice... Taj Mahal. Della storia, il Taj Mahal, che classe Ale, che classe, guarda veramente. Andiamo dai, chiusura è tardissimo ragazzi, Daniele Caria, Gaetano Ligotti, ragazzi, Gianluca Capriotti, grazie a tutti, Francesco, Giulio, Giacomino, grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi. Io voglio salutare Matteo Pittaccio. Pitti, vai. Ciao Alex, un saluto a tutti, un ringraziamento a tutti. Prima di chiudere volevo ricordare ovviamente un ragazzo che ci ha lasciato questa settimana, purtroppo, 24 anni, solo 24 anni, fortissimo in pista, Filippo Momesso, quindi giusto un saluto per chiudere, siccome non l'abbiamo menzionato fino a questo momento, secondo me ci stava. Giusto così, qua di questo passo dobbiamo fare puntate lunghe, purtroppo diamo anche notizie come giusto che sia ed è un dispiacere quando si tratta di un ragazzo che ci lascia, ma il mondo è fatto così e non è l'unico, noi non possiamo citarli tutti, ovviamente nel nostro motorsport capita purtroppo qualche volta, nel recente capita anche troppo spesso per i miei gusti, però non c'è molto che si possa fare al riguardo. Grazie Pitti per questo. Grazie a tutti quanti, grazie a te Ale per essere stato con noi, grazie a Giulio Andaga dalla regia e anche da parte mia Alex Di Bisceglie a tutto. Ragazzi, ci vediamo fra due martedì, diventiamo bisettimanali, non ve lo dimenticate, fra due martedì di nuovo qui su Motorbike Circus. Un saluto a tutti, ciao! Bye!